Ciao a tutti, ebbene oggi torniamo a parlare di preferiti, ovviamente questi sono relativi al mese di luglio e niente, ho diversi prodotti per la base viso e qualcosina per le labbra e poi qualcosa per le unghie che volevo assolutamente mostrarvi. E, piccola premessa, se in futuro mi vedrete un pochino ritardarmi magari con dei caricamenti oppure non lo so, cercherò comunque di mantenere una determinata costanza, però potrebbe essere che si prolunghi il tempo tra un caricamento e l'altro. Sappiate che non sparisco, semplicemente mi si sì, è un po' diminuito il tempo libero e quindi sì, potrei magari ritardarmi un attimino con il caricamento dei video, però assolutamente questa resta una priorità per me, quindi non perdetevi d'animo, sicuramente continuerò a caricare con molto piacere e anzi, se avete poi degli spunti da darmi come al solito sono super 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 benvenuti. Quindi basta, iniziamo e vi parlo di quelli che sono stati i miei prodotti preferiti, anche se alcuni un po' più recenti, ma i migliori prodotti che ho utilizzato durante il mese di luglio. Questo prodotto ve l'avevo già anticipato, si tratta del Becca Backlight Priming Filter, quindi è un primer illuminante del celeberrimo marchio Becca. Io l'ho acquistato su Cult Beauty anziché su Sephora perché da Sephora non mi applicavano lo sconto del 20% e quindi ho sfruttato credo un 15% di sconto invece sul sito di Cult Beauty con tanto di spedizioni gratuite, quindi Sephora impara. E niente, finalmente l'ho acquistato e su questo veramente avrei da dire un sacco di cose. La principale è che lo adoro. Avevo un po' paura ad acquistarlo, utilizzarlo specialmente in questo periodo dove fa veramente tanto caldo, perché appunto di per sé è un primer illuminante. Però ragazzi, io ve lo dico, questo è il miglior primer che io abbia mai provato perché effettivamente noto la differenza da quando lo uso a quando non lo uso. Tendenzialmente ho sempre utilizzato magari dei primer opacizzanti oppure anche dei primer illuminanti, per carità, dei primer riempitivi per i pori, però quello che fa questo è, oltre a darvi una luminosità, proprio un bellissimo glow sull'incarnato, che poi si trasmette anche sotto al fondotinta o la BB cream o quello che utilizzate, questo mi prolunga anche la tenuta del fondotinta. Non so se sia una cosa comunque per la quale sia stato studiato, ecco, o se è una cosa semplicemente in più, in aggiunta, che ho potuto verificare su di me, però io quando utilizzo questo primer sotto a qualunque fondotinta, intanto i fondotinta sono bellissimi sopra proprio, ma in più io arrivo a fine giornata, non con tutti per carità, perché alcuni non è che trasformi tutti i fondotinta in fondotinta lunga tenuta, però vedo che mi prolunga di parecchio la tenuta di qualunque tipo di prodotto che io vi applichi sopra. Quindi per me è veramente un amore, è scoppiato l'amore con questo prodotto, lo sto utilizzando tutti i giorni, non contiene silicone da quanto mi risulta, almeno ho provato a leggere l'inci e così a prima vista non mi sembrava che contenesse silicone, comunque dovesse essere un errore mi correggerò e sì, quindi mi piace veramente tanto 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 e prevedo che non appena lo avrò finito lo ricomprerò assolutamente, costa perché costa parecchio, però ragazzi per me è un must. Parliamo di un altro prodotto illuminante, questa è una new entry, cioè mi è arrivata proprio una settimana fa, però io devo parlarvene perché non acquisto praticamente mai niente di Mulac, perché almeno le ultime uscite non mi hanno interessata particolarmente, però quando ho visto la pubblicità inerente alle highlighting drops, cioè ho avuto proprio la mascella che ha fatto è caduta per terra. Perché vabbè, sapete il mio amore spassionato proprio nei confronti dell'illuminante, di tutti i prodotti illuminanti, però questo dovevo averlo, perché in realtà avevo buttato un occhio al, come si chiamano, alle Dew Drops di Marc Jacobs, che è un flaconcino appunto di questo liquido illuminante che potete usare in una moltitudine di modi. Stavo per cedere, poi sono usciti quelli di Mulac con questo, ho detto vabbè dai, intanto proviamo la versione più low cost, perché il prezzo si aggira intorno ai 15 euro, ecco, quindi direi che è più che abbordabile, ecco, come prezzo, mentre quella di Marc Jacobs penso parliamo di almeno 30 euro. Comunque sì, l'ho acquistata con la promo lancio e io ho acquistato la tonalità gold, che è quella più chiara, e me ne sono innamorata. Devo ancora provare a mischiarle con il primer e il fondotinta. Io finora le ho utilizzate principalmente proprio come illuminante picchiettato sugli zigomi e ragazzi, veramente l'effetto è meraviglioso, cioè dopo cercherò di farvele vedere in un modo o nell'altro, però vi lasciano proprio questa
questo effetto specchiato, però trattandosi di un liquido si fonde meglio con la pelle, quindi non fa spessore e quindi proprio dà quell'effetto bagnato che a me piace da matti. Lo applico principalmente sopra il fondotinta al di sotto della cipria, la cipria tendo a non applicarla poi in questa zona qua. E come tenuta è eccezionale, io arrivo fino a sera con ancora il mio bel illuminante lì vivo e presente, quindi per me è stato assolutamente un acquisto eccezionale. E che dire, è un flaconcino da 15 ml che però veramente se lo utilizzate come me o se anche doveste mischiarlo con dei prodotti viso vi durerà un'eternità, perché considerate che ne basta meno di quello che pensiate assolutamente, e quindi per me assolutamente vale i soldi che costa. Quindi tanti tanti complimenti a Mulac perché finalmente sono riusciti ad accendere il mio interesse, e questi sono appunto gli Oh My G Highlighting Drops. Dateci un'occhiata perché spaccano. Poi invece parliamo di un altro prodotto illuminante, mi dispiace, sono monotematica, però in estate a me piace veramente, tutto l'anno, però in estate in particolare mi piace accentuare l'effetto illuminante sul viso. In questo caso vi parlo del Radiant Touch Creamy Stick Highlighter, questo è un illuminante in stick, quindi cremoso, di Kiko, che vi ho già fatto vedere in un Get Ready With Me, però l'ho usato veramente tanto questo mese e devo dire che mi è piaciuto molto. È un illuminante appunto che ha questo colore beige champagne, non tende né all'oro né al rosa, secondo me è proprio una bella colorazione neutra, e quando lo applicate non ha quell'effetto appunto specchiato, per così dire, delle gocce di Mulac. È molto più discreto e secondo me è un prodotto ideale per chi ama l'illuminante ma non ama quell'effetto proprio eccessivo, ecco, che può avere a volte un illuminante. E io lo applico sia da solo ma principalmente come base per qualcos'altro in polvere, però questo è il tipo di prodotto che mi fido ad utilizzare anche sul resto del viso, quindi non solo sugli zigomi ma magari qua sul naso o che ne so sull'arco di Cupido. Chi ha la pelle un po' più secca potrebbe applicarlo anche al centro proprio del viso. È un bel prodotto, si sfuma facilmente, buona tenuta, e se non erro sono ancora scontati, quindi assolutamente un prodottino valido se cercate un illuminante in crema che sia discreto però che però risulti anche molto naturale, quindi promosso. Procediamo invece con una coppia di prodotti, due fondotinta nello specifico, che si abbinano a un pennello. Allora, devo dire che ho scoperto un enorme piacere nell'utilizzare questi due fondotinta di Shiseido insieme. E uno ovviamente mi doveva cadere. Come stavo dicendo, mi sono ritrovata ad utilizzare molto spesso ultimamente il Synchro Skin mischiato con un po' di Sheer and Perfect. Sono due prodotti dello stesso marchio, però con finish e risultati diversi. Il Synchro Skin ve ne ho parlato fino allo sfinimento, specialmente l'anno scorso perché è rientrato nei miei prodotti preferiti proprio dell'anno, e si tratta di un fondotinta dall'effetto cipriato molto molto leggero sulla pelle, che vi dà un effetto proprio pelle di porcellana ma senza esagerare con la coprenza, infatti direi che si tratta di una coprenza leggera fino a media. Mentre lo Sheer and Perfect è un fondotinta un po' più luminoso, meno satinato, quindi un po' più glowy, e quindi quando vado ad unire questi due prodotti che hanno comunque una consistenza, una texture piuttosto leggera che appunto sul viso non pesa, e se li vado ad applicare con questo pennello sempre di Kiko, acquistato sempre con i saldi, trovo che il risultato sia bellissimo, veramente veramente bello. E il risultato che ottengo è appunto una coprenza media, diciamo leggero media, una texture sottilissima che veramente sulla pelle non pesa, non la sento affatto, e questo finish che è una via di mezzo tra, cioè un effetto molto naturale proprio perché è luminoso però al contempo non enfatizza, ecco, la lucidità della pelle. E applicato appunto con un pennello duo fibre come questo mi permette appunto di fondere bene il prodotto con la pelle senza che risulti troppo pesante, e lo applica veramente in maniera rapida e mi è piaciuto molto. Non avrei mai scommesso su un pennello di questo tipo per applicare il fondotinta, però con un prodotto leggero, da una texture appunto così leggera, funziona molto bene. Ho trovato che con fondotinta con una texture più cremosa non funziona altrettanto bene perché trovo che lascia appunto delle striature o comunque non stenda proprio bene bene il prodotto, ma con questi veramente top. L'unica pecca è che non è una combinazione a lunga tenuta, quindi se io sono a lavoro tutto il giorno arrivo a fine giornata che comunque comincia veramente a disgregarmi sì un pochino il fondo in viso, nonostante io utilizzi proprio
con costanza il mio primer, però non può fare miracoli, siccome questi non sono fondotinta a lunga tenuta, ecco, non mi aspetto che succeda il miracolo, però per una mezza giornata o un'occasione particolare o anche solo come base da tutti i giorni, secondo me è eccezionale. Quindi se li avete a casa provateli, mischiateli insieme, sono bellissimi anche da soli, per carità, però insieme secondo me hanno quel quid in più. Ultimo prodotto per il viso, invece, vi parlo di un blush, questo appartiene alla collezione nuova, quella di Nabla, la Free Domination. Io ho ricevuto il colore Habana, che è quello che indosso anche oggi, che è questo colore albicocca pescato, ragazzi è bellissimo, sull'incarnato chiaro o anche medio, per dare appunto quel tocco di freschezza, di luminosità, è un colore spettacolare, proprio perché vi fa sembrare in salute, sani, freschi, insomma... Mi piace da matti e tra l'altro avevo anche valutato se acquistare l'altro che si chiamava Happitude, però vorrei acquistarlo di persona e non fare un ordine solo per quel blush lì. Però questo mi è piaciuto veramente tanto. Mi sono piaciuti molto anche gli ombretti, però come vi ho detto nel video di presentazione della collezione, non sono colori che io mi ritrovo di indossare molto spesso e non trovo che mi donino così tanto. Però ragazzi, Alchemy è uno spettacolo, quindi se a voi interessano colori di quel tipo, io Alchemy ve lo straconsiglio, che è veramente un ombretto spaziale. Però intanto io vi consiglio Habana, che magari è uno di quei prodotti che viene valutato un po' meno, considerato un po' meno, vista appunto la mole della collezione, però mi è piaciuto da matti e veramente lo sto sfruttando molto volentieri durante queste giornate estive, perché mi fa sentire appunto fresca, in salute, bella e sana, ecco, quindi io ve lo consiglio, bellissimo blush, si sfuma bene, non fa macchia, non, è difficile esagerare con l'applicazione, quindi top. Vi cito rapidamente il primer occhi del periodo, che è quello di Essence, ed è... ed è Light Heart Color Intensifying, ed è appunto questo primer di cui ho sempre già parlato in Get Ready With Me e anche nel haul, e vi dico che come primer occhi per me funziona. Funziona bene, io ho la palpebra che tende ad ingrassarsi, non è super super oleosa, però comunque riscontro dei problemi con la tenuta degli ombretti se li uso da soli. Questo effettivamente ha proprietà intensificanti per quanto riguarda il colore, e effettivamente quando lo uso noto che il trucco occhi resiste più a lungo, quindi se volete un nuovo primer occhi, volete spendere poco, puntate su Essence che avete tutto quello che vi serve. Poi invece termino con tre prodotti labbra per quanto riguarda il make-up. Allora, intanto la combo che indosso oggi, che è una di quelle che mi vedete indossare spessissimo anche nei video, proprio perché è quella con cui mi sento veramente più a mio agio, trovo che mi doni e trovo che si sposi bene con i trucchi che realizzo di solito, ed è formata dalla matita labbra cappuccino di Neve Cosmetics, scopertona del periodo, non riesco più a farne a meno, siamo ai livelli della 08 di puro bio praticamente. E questa qua è un bellissimo color, molto naturale, un... come si può dire? È un nude pescato leggermente più scuro, e sopra ci applico il mio classico 02 dei rossetti opachi di Deborah, che è appunto un nude pescato per eccellenza. È un po' più chiaro e appunto un po' più pescato, mentre la matita ha una punta di marrone in più all'interno, però insieme creano veramente la combinazione labbra perfetta per me. Io l'adoro, trovo veramente che sia una bellissimissimissimissima combinazione, ve la straconsiglio, ripeto per la milionesima volta, provate questi rossetti che sono una bomba. E invece termino il make up con, anzi citandovi, il rossetto liquido di Bottega Verde, il rossetto liquido tenuta estrema nella colorazione rosa velluto. Non tanto per la colorazione, ma proprio per la texture. Avevate detto in tantissimi che sono dei rossetti liquidi eccezionali, e io ragazzi devo confermare questa cosa, penso che sia la formulazione di rossetto liquido migliore tra quelle che ho provato, perché addosso si fissa, è quella che sento di meno addosso, tutte per me seccano un pochino le labbra, queste completamente opache, però questa tra tutte è quella che mi dà meno fastidio e ha una tenuta eccezionale, veramente sono rimasta stupita, perché non, cioè, tutti ne parlano bene ma a un certo punto cominciavo a non crederci più tanto, in realtà devo veramente ammettere che è una consistenza meravigliosa. Unica pecca, tra i colori proposti non ce ne sono tanti che mi interessino, ne ho visto uno, credo arancione corallo, molto acceso, che effettivamente mi attirava, però vedete che ultimamente non oso più tantissimo con il colore, quindi ho optato diciamo per l'alternativa rosa, questo è un rosa abbastanza scuro e neutro freddo direi,
quindi è un colore che sì, indosso volentieri, però poi su di me tende a scurire molto e quindi devo bilanciare con un trucco occhi meno intenso. È un bel colore, però appunto preferisco questo tipo di tonalità, quindi se facessero un bel color pescato nude sarebbe l'ideale. Però provateli perché sono veramente validi, l'unica cosa secondo me conviene sempre acquistarli con uno sconto. Io me lo sono accaparrata con un 50% e a quel punto penso che ne valga la pena. A prezzo intero credo costino sui 12-13 euro, può essere, quindi valutate voi, però sono veramente belli. Io concludo poi parlandovi appunto di smalti, perché mi è stato inviato questo mese da provare un kit appunto di smalti di un marchio americano che credo stia sbarcando in Italia. Detto ciò, non ho trovato molte informazioni inerenti a dove si possono acquistare o dove saranno reperibili, però io ve ne parlo in anticipo perché poi se dovessi avere appunto le informazioni al completo vi saprò dire dove comprarli. Il marchio si chiama Entity USA e ha queste boccette che secondo me sono bellissime, col tappo bianco e la boccetta che credo sia quella di Fabi. Comunque sono degli smalti che vengono in combinazione con il gel lacquer base coat e il top coat, che rendono veramente la manicure a prova di bomba. Sono tra gli smalti più a lunga tenuta che io abbia mai provato e vi posso garantire che a lavoro uso tantissimo le mani e le unghie e mi si rovina tutto, tant'è che al momento non ho dello smalto perché mi si era effettivamente dopo 2 settimane devastata anche questa manicure. Però li ho usati praticamente quasi tutti questi colori e uno dopo l'altro mi sono piaciuti tantissimo. Questo color fragola lampone poi è uno spettacolo, ma ho anche questo color sabbia beige che è meraviglioso. L'ultimo che ho indossato era questo rosa cipria, bellissimo. Mi piacciono veramente tanto, 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 sia per la selezione di colori che ho ricevuto, ma anche per la consistenza e per la formulazione. Sono validissimi e veramente, se cercate una soluzione fai da te, quindi da fare a casa per una manicure super resistente con dei colori veramente belli, segnatevi questo marchio Entity USA, dopo comunque vi lascerò il link e se riusciamo a recuperare dove si possono acquistare secondo me sono un affarone perché veramente mi hanno stupito in positivo. E questi erano già tutti i miei prodotti preferiti del mese di luglio, anzi vorrei specificare, sono i prodotti migliori che io abbia provato nel mese di luglio, perché effettivamente alcuni di questi sono delle new entry, quindi non mi sento di definirli i prodotti migliori del mese, ma sicuramente tra i migliori che io abbia provato. E niente, insomma non erano tantissimi questo giro, però veramente prodotti validissimi che io vi straconsiglio. Detto ciò, questo è quanto anche per oggi, lasciatemi veramente dei suggerimenti riguardanti i video che vorreste vedere da me realizzati. Come vi avevo già detto, presumo che farò dei get ready with me, sia con tutti i prodotti low cost o comunque delle new entries. Poi mi piacerebbe realizzare un altro video haul con vestiti indossati perché ho visto che vi è piaciuto tantissimo e siccome ho fatto un altro po' di shopping penso che ci sia del buon materiale per un altro video. E basta, quindi non vi stupite se magari si allunga la distanza tra un video e l'altro, però non succede niente, semplicemente sto lavorando un po' di più per fortuna e quindi sì, ho un po' meno tempo da dedicare a YouTube, però continuerò imperterrita a rigar dritto e a fare video per voi perché è veramente il mio hobby, nonché la mia passione. E basta, io vi mando come sempre un carissimo abbraccio, un saluto e spero di vedervi nel prossimo video. Ciao!